La posta in gioco racconta quello che si è fatto negli ultimi anni con le risorse di Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, crediamo sia giunto il momento di riprenderci la cassa, di riprendere in mano una discussione seria ed efficace sull'esigenza di una finanza pubblica e sociale per il nostro paese e sulla necessità di investire il risparmio postale nell'interesse dei cittadini. Il libro ci dice sostanzialmente come ci possiamo riappropriare del risparmio postale, una mole enorme di capitali che appartengono a ben 12 milioni di famiglie italiane che oggi non sono utilizzate per i beni comuni e per l'interesse pubblico, ma facilmente potremmo rilocalizzare questo risparmio, potremmo utilizzarlo per sostenere i beni comuni, per promuovere davvero un'economia diversa sui territori.